cominciamo. Andiamo a vedere com'è la condizione del disco, questo PC. Vedi qua, abbiamo il floppy, prendi la lettera di unità e la L, perché lui quando metti dentro la chiavetta si prende una lettera di unità, che non è detto che sia sempre la L, ok? A meno che non la fissi tu con una certa maniera, tanto dentro le impostazioni, nella gestione disco, è possibile magari dargli una condizione di lettera che sia sempre quella, però in questo caso lasciamo che sia lui a fare, però sappiamo che questo, vedi, floppy, è il nostro disco. Boh. Allora, quindi andiamo a fare per salvare, facciamo così, andiamo, dove cazzo vai, riprendiamo questo qua, altro, e segui come amministratore sempre, perché sennò non fa nulla, non si apre correttamente, il programma non funziona bene. Gli hai dato praticamente la possibilità di utilizzarlo come amministratore, perché lo riconosce come tale, anche se io ho già impostato la casella apri sempre come amministratore, non gliene frega niente, bisogna che glielo dai lo stesso in questo caso. Bene, cosa fai? Vai sulla lettera L, perché è la tua lettera di unità del disco, e li avrà, e praticamente ce li hai tutti quando clicchi qua. Puoi salvarne anche uno, beh, meglio fare, li fai tutti così sei tranquillo. Poi fai USB backup disco. Adesso vedi, è diventata un po', ecco, ha fatto. E questi sono i tuoi dischi, questo è il codice. Vedi? E c'hai i tuoi dischi. E i tuoi programmi, qua non c'è niente. Qui non è niente. Beh. A questo punto però dove sono i tuoi, questo backup? Non è nel computer, vedi, sì, programmi, file, questo è il percorso, il nome te lo salva nella directory, qua, nel disk back, che è la directory del programma interno. Però per tua semplicità e comodità d'uso, per tua semplicità e soprattutto per gestirlo meglio, non lo lasci qua dentro, lo metti qua. Aprirai un'altra, fai conto che sia una modifica di tutto. Fai 2020 e 22, scusa, sono rimasto indietro nel tempo. 06, non è un numero telefonico di una bella ragazza. 16, che è il giorno. Punto 2. Ok, abbiamo una bella cartella. Ok. Dopodiché basta che fai così, vedi, lo sposta, continua, lui lo sta spostando tutto dentro, non hai più niente nel disk back, perché ti organizzi come vuoi te e non come vuole lui. E qui dentro avrai adesso anche l'eventuale nuova modifica. Ti sembra difficile? Non direi. Parte, ok, e qui sei a posto, qui chiudi l'applicazione come vuoi, o da qua. Fai e poi fai uscire. Oh, che cazzo, non era quello che volevo. Ecco qua, questo, e tiriamo via. È possibile rimuoverlo. Ok, e qui siamo a posto. Questa qua adesso la dai te.